Oggi siamo qua per una doppia motivazione. Io sono Giovanni Cappagnino, sono insegnante di queste scuole, del campo destro, lo sapete, molti mi conoscono ancora, e sono il presidente del governo del Gesù, lo sapete perché abbiamo fatto tante manifestazioni, l'ultima è quella di Ettore Onorati. Abbiamo ricordato il fatto di vivere questo grandissimo uomo che è stato Ettore Onorati, a cui era intitolato il liceo scientifico. Adesso si chiama liceo Ponti Rosmini perché negli anni 2000 ci sono state riforme e quindi Ettore Onorato l'hanno tolto come nome, grazie, Ettore Onorato è stato tolto come nome ed è rimasto istituto di istruzione superiore Ponti Rosmini, poi è ritornato a chiamarsi liceo però Ponti Rosmini. Allora noi abbiamo fatto rivivere l'anno scorso con una grossa manifestazione e con quel tabellone anagrafico di Onorato che è grande adesso. Allora perché siamo qua? Una doppia ragione. Oggi 30 di aprile è la giornata internazionale del jazz. La giornata internazionale del jazz è una cosa straordinaria, è nata nel 2011 ragazzi e in tutto il mondo si celebra attraverso dei concerti di jazz. Perché il jazz? E non la musica classica o la musica sinfonica. Perché il jazz è la musica che unisce tutti i popoli. Dal punto di vista, a prescindere dalle razze, a prescindere dalle religioni, a prescindere dal ceto sociale, a prescindere da qualsiasi cosa, il jazz è jazz, dall'età. Il jazz è jazz e unisce e riunisce, è stata riconosciuta da UNESCO come la musica patrimonio immateriale dell'umanità ed è la musica unificatrice e quindi la musica più adatta per seguire l'ideale UNESCO, che è la pace del mondo. La pace del mondo che oggi è messa in crisi, lo sapete, io non vi voglio dilungare perché avete il maestro. Questa è la motivazione. Facciamo il concerto stasera a Garibaldi e il maestro Antonio Ciacca, che viene da New York, perché lui è cittadino americano, perché è cittadino italiano. Nel 2016 il governo americano gli ha riconosciuto la cittadinanza come straniero di straordinarie capacità, abilità. Ed è una cosa avere la cittadinanza americana, è una cosa difficilissima. O si nasce in America, oppure è difficilissimo averlo, ed è quasi impossibile. Lui è andato in America nel 2007, nel 2016 ha avuto questa cittadinanza. Sono 15 anni che sei in America. La pace del mondo è l'obiettivo che si persegue attraverso questa giornata della musica jazz, va bene? Allora, in tutto il mondo stanno concerti importanti, persino in Ucraina, persino in Russia, ci stanno nel calendario UNESCO dove sta il nostro evento, ci stanno concerti della giornata internazionale del jazz. E Antonio Ciacca è partito da New York, ha spostato i suoi, quando gli ho proposto a gennaio, ha spostato i suoi appuntamenti. La prima cosa mi disse a gennaio, ma poi posso incontrare gli alunni della mia scuola, perché lui ha studiato qua, lui è nato in Germania, originario, poi è andato a Portolino, il suo paese è Portolino, poi nel 2007 si è andato in America e ha fatto tutto un percorso straordinario. Ho detto sì, chiediamo al preside, il preside è stato disponibilissimo e il preside lo ringraziamo per la sua disponibilità. Quindi vedete ragazzi che è un'occasione straordinaria, dal 2007 è stato in America, ha seguito un percorso. È pianista, uno dei più apprezzati pianisti di New York, come jazzman e come anche altra tipologia di musica, compositore, ha fatto una decina di CD e direttore d'orchestra. Quindi un applauso se lo merita. Tutto. Prima che dopo non parlo più, il preside ha portato questa opera musicale al preside come dono, interpretazione for piano, andate su internet a vedere cosa trovate. Allora, il preside ringrazia, ha fatto una dedica e lo metteranno nella biblioteca del liceo, che resterà agli atti del liceo per sempre. Grazie della presentazione. Allora, siccome oggi è la giornata mondiale del jazz, io inizio facendo un brano
del più grande jazzista che c'è mai stato, che si chiama Duke Ellington. E la giornata del 30 aprile è stata scelta per due motivi. Uno, perché aprile è jazz appreciation month, cioè negli Stati Uniti ogni mese è dedicato a un aspetto della cultura americana. Per esempio, ottobre è dedicato alla cultura italo-americana, infatti c'è il Columbus Day, il secondo lunedì di ottobre. Febbraio, per esempio, è Black History Month. E a giugno c'è il mese della musica americana e il mese di aprile è il mese dedicato al jazz, perché ci sono i più grandi compleanni della storia del jazz, tra i quali il 29, cioè ieri, il compleanno di Duke Ellington, e il 25 il compleanno di Ella Fitzgerald. Adesso questi nomi non mi dicono niente, come non dicevano niente a me quando avevo la vostra età. Ma in febbraio del 1987, eravamo al quarto anno, non so se si fa ancora il cineforum, cioè c'era questa cosa qua, nella seconda metà dell'anno, invece di una noiosissima e rumorosissima assemblea d'istituto, si andava al cinema. Avete presente che siamo in una era pre-internet, pre-YouTube, pre-everything. E quindi andavamo al cinema c'erano quattro film in programma. C'era Mission con Robert De Niro, con la colonna sonora dell'immenso Ennio Morricone. C'era Fandango con Kevin Costner, con la colonna sonora di Patty. Poi c'era un film pallosissimo, terrificante, che si chiamava La Gita Scolare, si chiamava tipo Mia Madre, insomma, una roba che vorrei. E poi c'era questo film mostruoso che si chiama Rounding. Noi eravamo tipo 500-600 persone a San Giuseppe, no? Quindi la mattina partiamo come indiano, arriviamo a San Giuseppe e comincia questo film pazzesco. La cosa assurda è che non piacque a nessuno, cioè dopo 5 minuti tutti spazientini, che fanno un film. Io ero allucinato, che era un film bellissimo, un film capolavoro assoluto, perché un unicum nella storia del cinema, il regista Bertrand Tavernier fece un film su una leggenda del jazz che si chiamava Bud Powell e chiamò ad interpretare la parte di una leggenda del jazz, una leggenda del jazz. E tutte le persone, i coprotagonisti del film, in realtà recitavano se stessi, perché era Herbie Hancock, era Ben Shaw, i più grandi jazzisti. Quindi era un film, praticamente non era un documentario, non era un film. Quindi io ho scoperto questa art form del jazz grazie a un'iniziativa del liceo scientifico. Cioè io all'epoca volevo fare o il calciatore, comunque non avevo idea. Noi ascoltavamo Duran Duran, Spandau Ballet, ascoltavamo il più becero e schifoso techno party di importazione inglese, una musica inascoltabile, tutta fatta al computer, con dei cantanti improponibili, era tutto immagine, cioè per niente. I più acculturati, cioè noi eravamo dalla montagna, eravamo degli ignoranti catechicati, per noi il Nino D'Angelo era Dio in terra. Invece i Lucellini erano il papà avvocati, erano più avanti di noi, no? Loro già ascoltavano il grande rock, no? Il mio compagno di banca ascoltava Bruce Springsteen, anche se siamo il capo del rock, però è un migliore musicista. Quindi grazie a un'iniziativa del liceo scientifico io mi trovo di fronte, per due ore di fronte a una musica. Io studiavo pianoforte qui al liceo con il maestro
Pasquale Iluzzi. Allora non avevo idea che esistesse questo tipo di musica, questo tipo di musicisti. Perché? Che fino a quel momento per me la musica era intrattenimento. Attenzione, perché è molto, c'è una separazione importantissima. Entertainment è quando tu fornisci un servizio. Cioè, la coppia si sposa e dice: noi abbiamo un bar, quindi faccio ballare te. Ok, quello è intrattenimento. Invece, quando la musica non ha un fine commerciale, ma è il fine in se stessa, diventa arte. Ecco, quella è la differenza tra tutto quello che ho ascoltato fino a quel momento e il jazz. Cioè, mentre gli altri musicisti suonavano per un pubblico, i jazzisti suonavano per loro stessi. No? Come dice Beethoven, non c'è bisogno di aggiungere le parole alla musica. La musica è già, il valore sta già diventando. Quindi ho preso il virus quel giorno di febbraio dell'87, dopodiché manca fuori apposta il nostro conterraneo Renzo Arbore lancia questa trasmissione assurda che si chiama DOC, denominazione di origine controllata, alle 3 di pomeriggio, una fascia oraria terrificante. Non so come ha fatto, ah ecco perché ha fatto, perché aveva fatto una trasmissione precedente comica indietro di tutto, che ha avuto un successo fantastico e quindi aveva un potere enorme in Rai, quindi fece fare una trasmissione di un'ora tutti i pomeriggi dedicata solo alla gente. Roba da non credere. Cioè, tipo lo share era dello 0,7%, non avevamo niente di altre persone, però insomma, fa. Cioè, Dio, alle 3 di pomeriggio. Noi abbiamo visto da Sonny Rollins a Miles Davis in persona, e Davis, sì, James Brown in persona. Abbiamo scoperto che si suonava la chitarra come Pappettini, la batteria come Steve Gadd, il sax come Sonny Rollins. Quindi ci fu questo colpo di fortuna che durò una stagione, solo una stagione. E basta. Dopodiché io ho finito il liceo, sono andato a Bologna per studiare male ingegneria, e lì a Bologna c'era un'attività dal vivo, di musica dal vivo incredibile, di musica jazz dal vivo. Perché? Perché uno dei tre agenti d'Europa che portava i grandi jazzisti americani in Europa era proprio di Bologna. Quindi tu a Bologna potevi camminare e incontravi gente magica sotto il vettore, proprio roba da spingere. C'è Becker, abitava a Bologna. C'è Becker. Dopodiché, niente, la malattia è peggiorata, è diventata cronica. Nel 93 sono andato in America, per la prima volta, a respirare questa cultura. Quindi, intanto che hai un approccio di tipo amatoriale, no? Cioè, quando facciamo la partita di calcetto, così da volta al mese, e spari. Ma se devi giocare tutte le domeniche, allora è questa. Allora io, siccome volevo fare la professione, sono andato in America, ho scoperto la grande cultura americana, non le stronzate bombastica, la grande cultura, la vera cultura americana, quindi la cultura degli indiani, la cultura degli afroamericani, degli italoamericani. E sono tornato in Italia, ho fatto il conservatorio a Bologna e ho cominciato a fare la professione. Poi ho cominciato a girare prima l'Italia, poi l'Europa, poi gli Stati Uniti. E nel 2007 c'erano, allora, gli Stati Uniti, le compagnie del Coca-Cola, Apple, c'hanno un sito. E nel sito c'è una finestra, si chiama Careers, lavoro, dove cercano una persona. Tu clicchi là sopra e ci sono tutte le professionalità che loro cercano. Marketing, risorse umane, ingegneri. Allora io clicco da sopra nell'istituzione più grande che c'è al mondo per il jazz, che si chiama Jazz at Lincoln Center. Il Lincoln Center è
città ammanata che comprende 12 istituzioni gigantesche: Metropolitan Opera, New York Philharmonic, New York Ballet, e tra le quali c'è anche Jason Passenter. Jason Passenter cercava un direttore della programmazione. Io ho fatto la mia application, ho mandato il curriculum, ho scritto si chiama statement of intent, cioè praticamente tu che vuoi fare, se tu vieni in aria coperta, che cosa puoi fare? E tu lo scrivi non solo le tue idee. Non è che mi scrive Kathy Brown e dice: Mr. Chaka, potrebbe fare un colloquio qui, l'8 febbraio. Dico: ok, let's do it. Vado a New York e praticamente eravamo 5 candidati in tutto il mondo. C'era un 2 americani, io italiano, poi c'era un sudamericano e c'era questo tedesco, Ian Fritz. No. Abbiamo fatto il colloquio. Dopodiché arriva il capo dei capi, che è il jazzista più famoso del mondo, si chiama Wynton Marsalis. Viene da me e dice: quanto vuoi? E ho detto, dico io, I have a big overhead, ho detto. What do you mean? Big overhead significa c'ho un grande peso in testa. Il mio peso in testa è che io ho 5 figli. E quindi i miei costi di gestione sono molto alti. Allora ho detto, senti, ma vanno bene 150. Ho detto, vabbè. Adesso parlo con mio marito, vai a casa, parlo con tua moglie e fammi sapere, entro una settimana, no? Io ho chiamato mia moglie e con un'offerta del call center. Quando sono arrivato a Bologna a casa, ho trovato 14 valigie fuori dalla... Dico, che è successo qua? No, tu mi hai detto, noi partiamo per New York, poi tu fai come ti va. Insomma, morale, ho vinto questo concorso e ho cominciato a lavorare. Direttore della programmazione. Praticamente io avevo 8 milioni e mezzo la mia dipartimento di budget, di cui erano 4 di operating costs, quindi solo di sala, teatro, e poi avevo 4 e mezzo di cartieristi. E devo fare il programma 2 anni prima, cioè 2 anni prima loro avevano già tutto, tutto prima. E ho fatto questo per 5 anni, facendo Manhattan quello della foto, sì, esatto, la sfonda della foto, ragazzi. Sì. E la pressione non è male, che comunque è una corporation americana. Lo stress è bello alto. Dopodiché, dopo 5 anni, pianoforte, cioè ci salutavamo la mattina, poi dopo la sera ci risolvavamo di nuovo. Dopo 5 anni di questo livello di stress, ho cambiato lavoro, nel senso che non dovevo fare più l'allenatore, tanto per intenderci, ma volevo giocare a calcio. Quindi, ok, grazie Nanni, 5 anni di questi milioni di dollari basta. Sono tornato a fare il mio mestiere, quello di suonare il pianoforte e scrivere il mestiere. Dopodiché ho preso un lavoro in un grande hotel dove suonavo tutte le sere, e poi a 50 anni ho una crisi di mezza età, no? E quindi ho deciso di iscrivermi a un master, perché comunque erano già passati 20 anni che non andavo a scuola, no? Un po' la nostalgia. E poi non ho fatto scuola in America, quindi avevo quel tipo di esperienza. Quindi ho fatto un master a City College, che è durato 2 anni, molto bello. Dopodiché ci ho preso gusto e ho deciso di fare il dottorato a Stony Brook, e ho fatto altri 2 anni di dottorato, ed è finito il 10 aprile. E adesso sono qua. Questa è una breve storia, scusate per la... Vi sono un pezzo del grande Duke Ellington, okay? E poi vi sono una mia composizione, dopodiché fate tutte le
pulito e si realizza nel mondo. Cioè dobbiamo forse pensare al mondo in maniera più diversa da come abbiamo pensato noi e alla nostra generazione. Anche io ho due figli che stanno in giro per il mondo, molti di voi ci vanno in mondo. Quindi quella mentalità, quell'atteggiamento di apertura, di liberarsi magari da tanti condizionamenti, probabilmente quelle gli avrebbe dato. Poi le motivazioni sono personali e anche le abilità, perché non tutti hanno le stesse abilità, c'è chi ha abile a fare una cosa e chi ha abile a fare un'altra. Oggi però avete visto e avete un esempio molto particolare di come non importa da dove partiamo, l'importante è quello che abbiamo dentro e come riusciamo a trasmettere quello che abbiamo dentro per realizzarci. Questo è un fatto generale. Se non ci sono domande, io lascio la parola a Paese, poi chiederei il preside per dare. C'è il preside De Vivo, già preside di questa scuola, che vuole fare una domanda. Io non voglio fare una domanda, io voglio sentire qualche altro bel pezzo. Che è molto più. Sono interessantissimi. Sei stato bravissimo, veramente. Sì, intanto c'è un'altra domanda. Sì. Aspetta. Rispondo un paio di domande. Sì, certo. Allora, in realtà più di una. Sì, la prima sarebbe, secondo lei, a proposito delle stesse opportunità che sono in Italia, e perché l'Italia rappresenta da altri paesi? Scusa. Piano piano non ti è capitato. Ok, ma sono sì, sì, allora, secondo lei, avrebbe avuto le stesse opportunità che stanno in Italia, e perché l'Italia, diciamo, dal punto di vista della musica, è più chiusa rispetto agli altri paesi? Perché gli altri paesi magari gli danno più opportunità. Avrebbe avuto le stesse opportunità stando in Italia? Perché no? Allora, non possiamo paragonare un paese come il vostro, l'Italia, che è un paese di cultura latina, con un paese come il mio, che è un paese di cultura anglosassone. E quando si attraversa l'Oceano Atlantico, non lo si attraversa solo geograficamente, ma anche culturalmente. La mentalità latina è la mentalità del risparmio, la mentalità anglosassone è la mentalità dell'investimento. Cioè io i soldi che ho speso in tutta America sono stati su master di college, sì, non ce li ho in banca, li ho investiti. Negli Stati Uniti è diverso, perché gli Stati Uniti hanno una storia fondata sulle idee. Cioè uno va nel deserto dell'Arizona, nel deserto, dice io qua farei un casino gigantesco e fonda la città di Las Vegas. Nel deserto non c'è niente. Allora fa una linea gigantesca da urban per portare là. Quindi quando vai da una compagnia con delle idee, quella per loro cercano solo quello. La tipa, come si chiama quella che ha scritto Harry Potter? Beh, quella lì era un'insegnante di scuola media, no? È andata dal direttore di banca a chiedere dei soldi per stampare il libro. Il direttore di banca italiano non gliel'ha dato. Ha detto sì, ma tu quante case hai? Ha detto no, io voglio la figlia, lo faccio per i soldi se non hai casa. Il tipo si è suicidato e si è sparato quando quella fa più del libro. Perché quella lì è più ricca della regina. E lui adesso ci scrive, cioè avrebbe un mostro spazio, aveva fatto bene. In Italia ci sono i pro e i contro, ci sono i pro e i contro, c'è la cultura della famiglia che è inserita, non c'è. C'è la cultura del cibo che è inserita, non c'è. Però ci sono dei retaggi storici di quel feudalesimo che resistono nella società. Il figlio di Morandi fa il cantante, il figlio di Fagginetti fa il DJ, il figlio di Maldini fa il calciatore, la nuora di Napolitano fa la ministra, il nepotismo che è stato fatto il copyright qui dal Papa, no? Esiste, sta nella società.
Negli Stati Uniti è esatto il contrario, ci si vergogna a proporre un parente nella compagnia, è una cosa proprio che non si fa. Però ci sono certi stati degli Stati Uniti dove vai al supermercato e c'è chi lo comita al tracollo che sta facendo la spesa, cioè ci sono proprio conto. Quindi io sono andato lì perché contano solo le tue idee, contano le idee. Qua conta quanti soldi hai, quanto se papà faceva l'avvocato, se papà faceva il notaio, se papà faceva il politico, se papà faceva il calciatore, così. No, ovvio che no, no. Là ti chiamano in continuazione, sempre, ti chiamano, puoi fare questo, viene mai nel ricordo. I college ti chiamano come insegnante, perché il college è privato, non è statale. C'è una sola istituzione statale, tutti si iniziano, il Kennedy Center, al Washington DC, nella capitale. Tutto il resto sono istituzioni private. Quindi se io chiamo il mio amico Matteo e lo metto a capo del Lehman College e lui non ha più tale idea, cioè beh, a tutte e tu, non solo a lui e a me, che l'ho chiamato lì, perché alla fine tutti in confronti sui risultati. Ti chiamano a fare l'allenatore del Los Angeles Galaxy e tu non capisci niente di calcio, ma la squadra vince. Chi se può? Tu controlli il tuo lavoro, mantieni il tuo lavoro. Alla fine noi, per esempio, io insegno storia del jazz al Berkman Manhattan College. Alla fine di ogni anno accademico, gli allievi fanno un questionario su di me. E la mia boss, Mary Fleischer, legge il questionario e dice: il professor Jack ha fatto battute omofobe, battute sessiste, battute razziste, parla sempre delle pizza e mandolini, tu l'anno dopo non insegni più. Basta, si finisce. I ragazzi dicono: il professor Chaka un giorno ci ha portato alla casa di Armstrong, ci fa conoscere questi grandi jazzisti. Oh, a posto, tu sei a vita in quel posto di lavoro, non ti caccia nessuno. Però, anche perché loro, se hanno un teacher, un insegnante che non va bene, gli devi se ne va e loro devono chiudere. Perché l'affitto del building sulla 72 costa 2 milioni l'anno. Cioè se loro incassano 2 milioni di dollari hanno pagato solo l'affitto. Pensa te su che rete di viaggio. Noi qua io faccio l'insegno al conservatore di Piacenza. Al conservatore di Piacenza ci sono persone che insegnano flauto che hanno studiato contrabbasso. C'è una persona che non ha mai trovato in mano. Solo che sono amici, no, qua, spostano là. E non si iscrive nessuno, ovviamente, perché i ragazzi vanno a vedere questo qua, ma il flauto non è così, no. E allora si iscrivono. E chi se ne frega? Tanto paga il ministero, paga il loro. Per me. Invece là è tutto privato, cioè tutto. Quindi oggi la risposta purtroppo è no. Se stavo qua non avevo quella possibilità. E infatti non sto qua, sto là. Vengo qua in vacanza, però io ho la sede fiscale, la mia casa, la mia famiglia, là, la mia residenza, là. Yes. Volevo un'altra domanda? L'altra era sulle differenze, però mi ha risposto. Quindi... Ha risposto anche a me. Sì. Self-made man, io non parlo inglese, parlo male inglese, anche è il motto americano, sì. No? Self-made man. Sì, sì. Quando chiunque può diventare anche presidente. Assolutamente sì. Però è inutile, capito? Diceva Albert Einstein, se ti dia un pesce per arrampicarsi sull'albero, sei sempre fuori strada. Cioè non cercate l'Italia negli Stati Uniti, non cercate gli Stati Uniti in Italia, perché non esiste. Sono due culture diverse,
se uno vuole confrontarsi col mercato, stare sempre on top of your game, allora non inserisce niente. Se vuole stare nella sua comfort zone con i suoi amici, degli amici, sta nel conservatorio italiano. Sì. La domanda che volevo farti io, cosa ti spinge a tornare in Italia, a incontrare, a fare qui? Perché sei venuto al nostro concerto, Antonio? Non certo per i soldi, quindi... Ma intanto anche l'etica anglosassone è completamente diversa, qualche anno fa c'è il caso di un professore universitario di Boston che andò in pensione e la burocrazia si inceppò e continuavano a pagare lo stipendio. Lui era pensionato e arrivava lo stipendio. Lui, appena arrivato lo stipendio, ha chiamato, ha detto: oh ragazzi, che succede qua? Il professore: che succede? No, io qua vedo lo stipendio. Ci scusi, c'è stata una svista, un nuovo stipendio. Oh, va bene. Passano altri due mesi, lo stipendio continua ad arrivare. 3, 4, 5 mesi arriva lo stipendio, questo chiama. Ma poi se ne è andato il tecnico, insomma, non risolve il problema. Ora, dopo 6 mesi, e questo percepiva lo stipendio senza lavorare, ha fatto causa all'università. L'etica ha lo stesso. Allora, noi, per esempio, quando diventiamo insegnanti negli Stati Uniti, ci sono dei percorsi molto rigidi. Paradossalmente, più sei ad alto livello, per esempio io sono insegnante universitario, è molto più semplice che essere un insegnante elementare. Insegnante elementare è una roba incredibile, cose di psicologia, cose di una roba pazza. Una delle cose che ti insegnano si chiama mentorship, va bene? Cioè il fatto che l'insegnante ha un dovere morale verso gli studenti, e cioè di incoraggiare, di dargli il buon esempio, di non dimostrarsi mai depresso, oppure che odia la sua professione. Why? Così come hanno fatto i miei insegnanti quando ho fatto la Giulia, che mi chiamavano a casa: allora come stai? La famiglia come sta? Il passaporto è arrivato? Non è arrivato? Così devo fare io con i miei allievi. Io non posso interrompere, capito? Cioè loro mi hanno tirato dentro a me, io devo tirare dentro gli altri. Io non so se qualcuno di voi studia musica, non mi interessa, però quel Cineforum dell'87 ha segnato il tuo destino. Un musicista l'ha prodotto. Ma questo segretario che si chiama Mauro De Mauro, che si inventò questo Cineforum, lavora con i malati mentali a Trieste, magari neanche lo sa, però quella goccia del mare ha prodotto, non so se bene o male, quindi per me è una cosa completamente etica, basta. Thank you.
Quindi anche gli altri della classe non hanno pensato.